Ciao a tutte. In seguito alla mia pubblicazione dei video sul latte artificiale, ho ricevuto tantissime mail, commenti su Facebook, in particolare o nella mia pagina oppure nel mio profilo personale, da tante mamme, mie amiche e anche non amiche, che hanno appunto commentato e abbiamo sollevato la discussione su come va effettivamente preparato il latte artificiale. Perché io sinceramente sapevo delle, diciamo, criticità che si potevano venire a creare nella preparazione, però non pensavo che fossero così tanti dubbi sulla preparazione della formula, quindi del latte in polvere. Ispirata anche da una mamma che mi ha commentato il primo video, sono andata a informarmi sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, che cosa dice il nostro ministero, insomma, tante varie cosette, e sono arrivata alla conclusione, insieme appunto ai commenti delle mamme, che esistono tre punti di criticità nella preparazione del latte. Il primo è la sterilità dell'acqua. Quindi l'acqua va sterilizzata o no? Va bollita o meno? Il secondo punto è la sterilità della polvere. Cioè, la polvere è sterile nel momento in cui si apre perché ci sono appunto alcuni siti che sostengono, e io penso che qui sia il problema, che la polvere non nasce sterile, quindi in realtà non è mai sterile neanche prima dell'apertura, perché nel processo di lavorazione, di preparazione del latte artificiale, come inteso come polvere, che si possono creare delle criticità a livello di batteri. Quindi sterilità dell'acqua, sterilità della polvere. Terzo punto dove le mamme, dove noi mamme ci ingabbiamo è: per quanto tempo posso usare il latte dopo che l'ho preparato? Quindi durata del biberon. Vi chiedo gentilmente di commentarmi in questo video per creare una sorta di, diciamo, raccoglitore di tutti i commenti che mi sono stati fatti tra Facebook, pagina mia, cioè mio profilo personale e negli altri, diciamo, nei primi due video del latte. Mi sto informando e spero a breve di mettere un filmato che possa raccogliere un po' quello che sto cercando di ricavare dai vari siti per tentare di dare un'indicazione corretta non solo su come preparo io il latte artificiale, ma su come andrebbe preparato il latte artificiale. Grazie mille, ciao ciao!